Taranto, strada Appia, ingresso portineria direzione dell'ex Ilva. Qui alcuni giorni fa si è verificato un fatto gravissimo, è stato letteralmente aperto, tagliato il guardrail per favorire l'accesso dei camion carichi di minerale. Ovviamente questo minerale facilmente ha avuto modo di diffondersi, di volare, usiamo questa espressione, e sappiamo bene le conseguenze che ciò comporta. Da consigliere comunale, attraverso la mia persona, il collega consigliere comunale Massimo Battista, il coordinatore della UILM Gennaro Oliva, stiamo affrontando da giorni appunto questa situazione. Il primo che ha ha avuto modo di segnalare questa cosa gravissima è stato appunto Gennaro Oliva. Sì, niente, allora, due giorni fa, mentre venivo a lavorare, io e i miei delegati abbiamo fatto la strada d'ingresso, perché io entro dalla direzione e si è alzato un polverone che era l'ira di Dio, al che sono tornato indietro, non potevo farla passare questa cosa qua, ho bloccato il varco con la mia macchina e mi sono reso conto che sono stati aperti dei varchi. Questa è area ASI. Questa è area ASI, però sono stati aperti due varchi, uno sulla statale di Massafra e qui all'ingresso della portineria direzione. Ho chiamato i vigili urbani di Taranto, che sono intervenuti, però non ho avuto ancora un ritorno. Ho chiamato lo special sono intervenuti e sembra che stanno facendo delle prescrizioni, non lo so. Diciamo, l'importante è che la situazione è stata, come dire, fotografata, tra virgolette. La situazione è stata fotografata, non era bella e continua a non essere bella, perché io sono preoccupato di una cosa: in qualità di sindacalista di Acciaierie d'Italia non riesco a capire per quale motivo il minerale lo stanno portando su gomma e non su nastri, perché sicuramente per la mancanza di manutenzione che viene fatta sono fuori uso. Non lo so se sono fuori uso o se non ce la fanno, e quindi chiaramente i camion che vengono pagati a viaggio, più viaggi fanno più soldi prendono, e quindi lo spolverio è l'ira di Dio. Poi ci siamo trovati anche di fronte ad alcune situazioni che stavano pulendo la strada senza autorizzazione, diciamo che stanno combinando un gran casino qui dentro e bisogna capire realmente cosa vogliono fare. Massimo Battista, una città per cambiare Taranto. Massimo, assistiamo al silenzio assordante delle istituzioni, cioè camion che arrivano, provocano lo spolverio, peraltro dopo che si sono degnati di coprire con dei teloni, stanno anche cercando di bagnare il terreno, bagnare il manto stradale. Ovviamente bisogna vedere fino a che punto si è autorizzati a camminare, no? Facendo colare acqua, e poi quest'acqua che si unisce al minerale, alla polvere, e va a scolare appunto nei condotti fognari. Insomma, un'anarchia vera e propria. Luigi, il sindaco farebbe bene ad occuparsi d'altro. Il sindaco non è in grado di tutelare i cittadini di Taranto. Essendo il massimo rappresentante della sanità locale. Che è successo qui è qualcosa di grave. Abbiamo permesso a un'azienda privata di poter, da quello che ci è stato riferito in commissione, perché voglio ricordare, sono stati allertati tutti gli assessori e tutti e 32 consiglieri comunali di questa situazione gravosa che si sta verificando. Già passati tre giorni, allora, due o tre giorni, allora, e la situazione perdura. La gente deve capire, ArcelorMittal, Acciaierie d'Italia, da quello che ci è stato detto in commissione dal comandante dei vigili, ha aperto un varco che non è autorizzato. Sta a significare, caro Luigi, che io e tu andiamo in autostrada e tagliamo un guardrail. Quando arriviamo al pedaggio tagliamo il guardrail e scavalchiamo senza pagare. Quello è successo qui. Al di là di questo, ormai questa fabbrica è sotto gli occhi di tutti. Perché sta avvenendo questo passaggio, questo trasporto su gomma dei minerali? I nastri non funzionano. Sicuramente non funzionano i nastri. Allora, il discorso qual è? Che questa area è dell'ASI, l'ASI il 33%
e anche di gestione comunale, di quote comunali. Costanzo Carrieri, presidente già staffista di Belucci. Dell'ASI, che è Costanzo Carrieri, che non meno di 2 mesi fa era il braccio destro di Rinaldo Melucci, uomo del PD, che ci deve spiegare come mai si è permesso alla grande industria di poter tagliare un guardrail e mettere lì, se possiamo inquadrare, in New Jersey. Chi ha autorizzato tutto ciò?